il violino del maestro Francesco Maggio. Grazie. Guardate un attimo. Bravi. Credo che anche se intima questa serata è un'altra perla di magia di questa estate che ha avuto tante belle presenze, però ci ha dato un'emozione particolare e soprattutto abbiamo scoperto delle cose che non sapevamo. E io veramente rifarei un applauso ancora più forte e intenso di intimità a questi due artisti magici. Grazie veramente. Complimenti. Sì, io voglio dire che il libro, perché è un libro questo, però è un libro che è diventata arte, ritorna libro lì su un tavolino che sta lì perché possiate anche voi farne lettura e maggiore diciamo intensità di tutto quello che è stato detto, però al di là poi di questo lui dice se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, io subito vorrei fare una domanda in particolare per rendere questa serata proprio da Villa Fondi. Il rapporto, prima abbiamo sentito, forse D'Annunzio è stato proprio qui, diciamo Sorrento, ma forse piano di Sorrento, ha degli elementi per questo, professor Iodice, per dirci che D'Annunzio è uno di quelli che attraverso il Grand Tour, possiamo dire, cittadini anche di questa costiera, è stato qui, ha visto questo mare? Che indizi hai questo? Beh, lui stesso a dircelo, perché nelle lettere che scrive a Barbara Leoni, lei pensa, dottore, le lettere a Barbara Leoni sono 1090, 5 anni, hanno intervalli molto variabili, i primi tempi sono più intensi, poi lentamente il carteggio diventa più rapido. Comunque, nelle lettere che lui scrive a Barbara dopo che lei è stata a Napoli a trovarlo, lui ricorda le cose più belle che hanno fatto. E ricorda quindi quando sono stati a Pompei a visitare gli scavi, ricorda quando sono stati a Sorrento. Quindi sono stati sicuramente qui hanno sicuramente visitato questi posti, non c'è il riferimento a Villa Fondi, ma ci sono, e non in un caso, in più casi, riferimenti alle magiche giornate qui a Sorrento. E avevano l'abitudine di arrivare realisticamente in Cavesse, insomma, e poi di ritornare a Mergellina in barca, per cui in più di una lettera D'Annunzio ricorda le magiche traversate, magari notturne, in mari splendidi come questi, dopo essere stati a Sorrento, ritornando a casa insieme. Beh, se c'è il Calesse, quantomeno c'è passato. Assolutamente, passato. Assolutamente. E allora qualche domandina, qualche curiosità? C'è un... Vabbè, ti sentiamo. Sì. Abbiamo un preside. Professore, io ho letto il libretto L'Innocente quando ero giovane, tanti anni fa. Grazie. Intanto complimenti per la sua esposizione, un eloquio molto bello con puntualizzazioni di vocaboli appropriati. E dicevo, io ho letto il libretto L'Innocente, lei ha detto che Treves non lo pubblicò, Napoli lo pubblicò, in Francia fu elogiato. Mi chiedo, forse in Italia giudicarono il fatto della morte del bambino lento da lui procurato, in Francia hanno giudicato l'arte e lo scrivere suo. Grazie. Allora, possiamo usare questo. Preside, lei ha colto perfettamente le motivazioni. Treves, Emilio Treves rimase sconvolto da quel romanzo, giudicò il tema per questo osceno, l'oscenità allora aveva un'accezione diversa, per questo lo rifiutò, ma accanto all'oscenità c'era l'altro elemento, che fu quello che fece strappare al buon Gabriele i pochi capelli che gli erano rimasti in testa, e cioè il fatto che Treves giudicasse il romanzo noioso. Sull'oscenità D'Annunzio poteva anche passarci, ma sul fatto che la sua arte venisse considerata noiosa era veramente un atto di lesa maestà. Per cui lui ci provò,
ci provò con Barbera, ci provò con Zanichelli a farlo pubblicare, lo rifiutarono tutti, ma ebbe l'intelligenza di portare quelle carte, quel manoscritto a Napoli. E a Napoli non solo Edoardo Scarfoglio lo ospitò sul suo giornale, il Corriere di Napoli, l'abbiamo detto, venne giudicato dal vate in carica in quell'epoca, che D'Annunzio è un vate secondo, era un vice vater, in questo periodo i vate vanno molto, i vice vanno molto. E D'Annunzio venne considerato, cioè Carducci era il vate in carica, D'Annunzio divenne il vate d'Italia solo dopo la morte di Carducci, e il vate d'Italia in carica, quindi Carducci, scrisse: il Corriere di Napoli è il giornale meglio scritto d'Italia. E sul giornale meglio scritto d'Italia, è anche uno dei più diffusi, perché il Corriere di Napoli vendeva all'arrivo di D'Annunzio oltre 20.000 copie, che erano numeri che ancora oggi molti quotidiani hanno difficoltà a raggiungere, figuriamoci a quell'epoca. Ebbene, Scarfoglio ospitò in appendice l'Innocente, a Napoli lo lesse Georges Rel, che era questo professore francese che usava trascorrere le sue estati in Italia, si appassionò a quel racconto, lo portò in Francia, scrisse a D'Annunzio il 25 dicembre del 1891 chiedendogli di poter tradurre tutto il romanzo e di farsi agente in Francia, e riuscì a venderlo a Calmann Lévy, che allora e ancora oggi era ed è uno degli editori più prestigiosi di Francia. E l'Innocente uscì in Francia con un successo incredibile. Ma D'Annunzio ha conosciuto in Francia un successo ai giorni nostri difficilmente immaginabile. Basti pensare che Marcel Proust scriveva: se c'è uno scrittore che ha le chiavi della modernità, quello è Gabriele D'Annunzio. Ci avevano provato tutti a farsi rappresentare in Francia, ovviamente questo in anni più tardi, con le loro opere teatrali, tutti i più grandi, inglesi, di ogni altra nazionalità. L'unico che riuscì a avere i teatri francesi e i francesi ai suoi piedi fu solo Gabriele D'Annunzio, nessun altro prima, nessun altro italiano dopo di lui. Grazie. Professore, intanto a Auquel fu una sfida. A Auquel fu una sfida. Lo sfidarono perché non pensavano che lui sapesse scrivere in napoletano, in abruzzese. Allora, la leggenda vuole di questa sfida ai tavolini del Gambrinus con Ferdinando Russo, le cose andarono molto diversamente, ed è Ferdinando Russo a scrivere. Avocchella non nasce in primo luogo come testo di canzone, perché Francesco Paolo Tosti la musica solo nel 1907. Avocchella viene scritta nel giugno del 1892. Avocchella nasce come una sfida che D'Annunzio lancia a se stesso, e cioè è una notte di giugno, lui è nelle sale della redazione del Mattino, il Mattino era nato 3 mesi prima, la metà di marzo, era quindi sulle finestre che ancora oggi danno su via Toledo, esattamente sopra quella che oggi è il negozio Gay O'Den, lì c'erano gli uffici di Scarfoglio. Era seduto lì, c'era Ferdinando Russo, perché amavano questa allegra brigata più simile ad Amici miei che a quella di Boccaccio, trascorrere le notti. E D'Annunzio decide di sfidare se stesso e di scrivere un sonettiello, un piccolo sonetto, in lingua napoletana. E chiede a Ferdinando Russo di correggerlo quando dovesse usare dei termini sbagliati. Il titolo originario di Avocchella non è Avocchella, è Sonettiello. E tra l'altro il testo presenta tutta una serie di varianti rispetto a quello che noi leggiamo oggi nella partitura musicale. E anche lì c'è un piccolo furto, i furti di D'Annunzio meriterebbero un'altra serata, perché quella famosa bocca appassionatella, che è poi la bocca di Barbara Leoni, in realtà non è un conio d'annunziano. Era già stato Salvatore Di Giacomo in una sua precedente poesia ad usare quell'aggettivo. A D'Annunzio era piaciuto. Barbara aveva una bocca e degli occhi bellissimi, la rubò e ne fece il sigillo di questa canzone. Grazie.
cosa, beh, ho perso la parte iniziale, mi dispiace. Perché solo 27 mesi a Napoli? Ci sono delle motivazioni? Questo sì, dobbiamo accenderlo? Sì, è acceso. No, il povero... Ah, è acceso? Sì, sì. Non so se... Prova, si sente. Allora, perché solo 27 mesi? Perché i grandi amori hanno un inizio, un momento di particolare forza e passione, e poi lentamente si spegne. Questa è la motivazione, diciamo così, poetica. D'Annunzio amò molto Napoli, Napoli amò molto D'Annunzio. Poi quella passione lentamente andò sfumando. La nostra città fa questo effetto. Anche Leopardi, prima il dottor Giuliano mi diceva che avete parlato, qui a Villa Fondi si è parlato dell'infinito, no? Leopardi arrivò a Napoli e ne scrisse in termini entusiasti, raccontava nei Nuovi Sapienti di quando andava a Borgo Marinari a mangiare le alici, e poi finì per dire questo popolo di Lazzaroni, questa città terribile, ed annunzia la stessa cosa. All'inizio è tutto bene mio e cuore mio, poi piano piano, nell'ultima lettera che scrive a Barbara Leoni, dice: poi il destino mi avvolse nella città terribile, la nostra città va presa a piccole dosi, troppo. Abbiamo bisogno degli anni, noi li abbiamo, ma chi arriva da fuori si sente così. Il punto è che D'Annunzio era arrivato a Napoli come scrittore fallito. Quando riparte il 10 dicembre 1893 è di nuovo lo scrittore meraviglioso. È amato in Francia, ha riallacciato i rapporti con Treves. Napoli era troppo periferica, il centro del mercato editoriale e culturale era purtroppo già allora divenuto Milano, per cui a Napoli sarebbe stato troppo marginale. Poi ci sono da aggiungere altri elementi. A Napoli lui aveva allacciato una relazione sentimentale con questa principessa Maria Gravina Cruillas di Ramacca. Lo dico sempre, sembrano i quattro componenti degli ABBA, è una sola. E il marito della Gravina non aveva preso esattamente bene il fatto che la moglie l'avesse lasciato e se ne fosse fuggita con uno scrittore che a sua volta aveva lasciato una moglie e la cui fama di Don Giovanni era ben risaputa, per cui li aveva denunciati per tradimento. A Napoli Gabriele D'Annunzio e Maria Gravina vengono processati e vengono condannati a 5 anni di galera. L'adulterio allora era un crimine. Non sconteranno neanche un giorno di prigione perché subentrerà un indulto successivamente a seguito della morte di Umberto I, se no avrebbero dovuto andare in galera. Per cui c'era questo pericolo. La Gravina, che era tra l'altro amica e secondo alcuni era stata anche amante di Vittorio Emanuele III, di Petto, l'ultimo re d'Italia, prima di Umberto II, era inserita nel bel mondo della nobiltà napoletana. Quando aveva lasciato il marito per scappare con questo signor nessuno, già sposato, scandaloso, eccetera, era stata messa fuori dal suo ambiente. Dovettero lasciare Napoli, si rifugiarono prima ad Ottaviano, nel castello di Ottaviano, e poi scapparono ad Ercolano, e da Ercolano è nata Renata, la figlia di D'Annunzio. Per cui a Napoli non potevano starci. E poi a Napoli, come sempre, D'Annunzio aveva guadagnato tanto, ma speso il triplo di ciò che aveva guadagnato. Per cui aveva fatto tutta una nutrita schiera di debitori che bussavano violentemente alla sua porta. Per cui aveva dovuto scappare. E Napoli quindi fu per questo. Il titolo del mio libro non è casuale. È il frammento di una lettera che D'Annunzio scrive a Francesco Paolo Michetti, il suo amico pittore. Michetti è stato uno dei pittori più importanti dell'Italia ottocentesca. E lui aveva litigato con Michetti per questioni di soldi, guarda un po', aveva chiesto soldi anche a Michetti, non gliel'aveva restituiti, Michetti voleva i quadri, c'è tutta una storia nel mio libro, poi la troverete. E lui prova a ricucire i rapporti con Michetti, anche perché Michetti per lui era una sorta di padre putativo, e provando a ricucire gli ricorda: un anno fa, quando tu eri a Napoli e girammo, e poi tutto mi ha travolto, e questo anno nella mia vita è stata come un sogno rapido e violento. Che mi piaceva
questa espressione, per cui l'ho ripresa come titolo del mio libro. Ecco, i 27 mesi del soggiorno di Denunzia a Napoli furono nella sua vita come un sogno, sicuramente, rapido, ma soprattutto violento. Resina, allora si chiamava Resina, perché Resina è diventata Ercolano nel 67. All'anagrafe di Resina, dove c'è ancora conservato il suo atto di nascita, è dichiarata come Renata Anguissola. No, assolutamente. E il marito della Gravina provò, anche con una causa, a farle togliere questo cognome. Non li riuscì, morì, e per cui Renata Anguissola sposò poi, prima della Prima Guerra Mondiale, nel 14, sposò Silvio Montanarella e ebbero 8 o 9 figlie. E l'ultima, una delle sue ultime figlie, la principessa Maria Montanarella, è ancora in vita. Per cui ci sono ancora, il ramo Gravina è ancora vivo. Dei 3 figli maschi che invece D'Annunzio ebbe, non ci sono eredi diretti, perché Mario il primo non ebbe figli, né li ebbe il secondo Gabriellino, Gabriele, li ebbe Ugo Veniero, che andò in America, e un nipote di D'Annunzio, il principe D'Annunzio, c'è ancora, per cui gli eredi ci sono ancora. Ma lei tenga conto di una cosa. D'Annunzio è nato il 12 marzo 1863 e morto il 1 marzo 1938. Conosciamo tutti quanti delle persone del 36, del 35. Ci sono persone che potenzialmente da bambini potrebbero aver conosciuto D'Annunzio. E se lei mette in fila 8 persone che hanno 70 anni, arriva la data di nascita di D'Annunzio. D'Annunzio è molto più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Anzi, 2 persone che sto dicendo, mi perdono, ho fatto una gara. 3 persone, 2 o 3 persone, 2 da 70, è un bambino da 10, è arrivato a Gabriele D'Annunzio, è molto vicino. C'era la signora, una poetessa. Volevo chiederle come le è venuta questa grande passione per ricercare tutte queste notizie su D'Annunzio, da piccolo? Allora, il libro, chi poi vorrà avere la cortesia di leggere il libro, è frutto di 5 anni di ricerche, perché sono contenute tutta una serie di lettere, tutta una serie di documenti assolutamente inediti. Lo spunto per quel lavoro è nato perché, se lei compra le biografie più accreditate di D'Annunzio, l'altro giorno, il 5, oggi, anzi, ne è uscita proprio un'altra per, mi pare, per Neri Pozza, insomma. E in queste biografie lei trova sul periodo napoletano 2-3 pagine, come se fosse un aspetto marginale della sua vita. Invece non fu così, perché a Napoli si costruì il pensiero e l'arte di Gabriele D'Annunzio. Lui a Napoli per la prima volta conosce Nietzsche, per la prima volta conosce Wagner, con tutto quello che questo ha rappresentato nelle sue opere. A Napoli scrive articoli straordinari, scrive il suo 3° romanzo, pubblica il 2°. Per cui a Napoli accadono cose incredibili. Poi, come al solito, passa sempre Napoli, ma non facciamo poi cali neri, i piccoli e neri. Quindi la volontà di gettare luce su un periodo assolutamente misconosciuto, e da qui la necessità di cercare documenti, testimonianze che non erano conosciute. Se lei invece vuole affondare più nel passato, l'amore per D'Annunzio nasce da una delusione d'amore, perché mi piaceva una ragazza, insomma, ma questa ragazza non... Allora, l'ha visto. Non mi filava, e alla ricerca di consolazioni letterarie mi sono imbattuto, ahimè, tanti anni fa, nel Piacere, e la lettura del Piacere mi ha completamente sconvolto. Poi l'amore per D'Annunzio è continuato, e quella ragazza è anche diventata mia moglie, pensi un po'. Va così, le cose vanno così. Assolutamente. Bene, allora penso che questa serata
possa chiudersi, ma chiudiamola in maniera magari con un po' di virtuosità. Ci sono ancora, se ci sono ancora domande. Sì. Sì, a Bocchetta, vabbè, Bocchetta non so possiamo... se il maestro ce l'ha, no, purtroppo non ha la, non l'abbiamo ascoltata qua, facciamo un finale di virtuosismo del maestro, magari se volevo solo dire però un sogno rapido e violento, lo dicevamo all'inizio, e anche con la magia di questa serata, non solo grazie, e vorrei di nuovo un applauso al nostro Tobia Iodice, al nostro carissimo Francesco Maggio, un artista, un violinista, a quel galeone che abbiamo collocato questa sera come una sorta di momento magico, come se ci fosse a bordo D'Annunzio che ci ha ascoltato, e quel specchietto di luna che sta lì, quel piccolo, quella fetta di luna dietro gli alberi che ci osserva. È tutta una magia, è tutta una poesia, credo che stasera allora facciamo così. Come omaggio a Piano di Sorrento leggiamo questo frammento di lettera, la lettera poi è tutta quanta nel mio libro, in cui è citata anche la sua città, e questa città bellissima che ci sta ospitando. Bene, allora grazie a tutti, un altro applauso al nostro caro. Sì. Nelle biografie future anche lui forse è passato. Che meraviglia, anima mia. Dianzi il cielo era basso e nubiloso, il Vesuvio aveva una striscia d'oro alla sua base, elevava il suo corno ad un cupo color di piombo nell'aria greve. Ecco, alzo gli occhi di sulla pagina e vedo il più strano spettacolo che io abbia veduto mai di qui. Il Vesuvio è tutto rosso, come se fosse veramente coperto d'una lava liquida, e la nuvola partorita dal cratere è simile a un'immensa fiamma informe che si piega verso Piano di Sorrento. Sì, assolutamente. Tutte le cose, con tutte le conseguenze che sarebbero delle. Maestro, un servo. Cinque già fa fotografia di film. Cinque già fa fotografia di film un libro. Una fotografia insieme? Certo. Sta filmando un libro, poi fra 100 anni il professor Iodice è passato per piano. La forza emotiva di una serata del genere
per me è veramente entusiasmante. Grazie mille. Poi è chiaro che